Buongiorno. Lui è Mark. Ciao. Ciao, io sono Nikki, lei è Sam. Ciao. Cavolo, c'è Paris Hilton. E Kirsten Dunst. Non ci bastava solo conoscere le celebrità. Volevamo vivere come loro. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp. Paris Hilton è a Las Vegas per una festa stasera. Dove abita? Riusciamo a entrare a casa sua? Non lo so. Dai, andiamo a casa di Paris. Voglio le sue cose. Grande! Oddio, ragazzo! Quanto sei carina! È nuovo quel vestito? Signorine? Sei uno schiavo! Io sono curiosa di una cosa. Gli eventi del film sono tra il 2008 e il 2009. Quindi all'inizio proprio dell'esplosione della grande crisi finanziaria e economica. È cambiato qualcosa in quel panorama sociale? È peggiorato? È migliorato quello delle celebrity, intendo, appunto, e della scena di questi ragazzi? Ci sono già delle domande e allora io passo volentieri la prima. Sì. Buongiorno. Senta, nel suo film, almeno a me quello che mi ha colpito, visto che ho una nipote, ci sono tante ragazze giovani, quello che mi ha colpito è la totale assenza dei genitori, la totale assenza per questi ragazzi di una crisi, cioè una crisi di valori incredibile. So che lei è anche mamma, anche se le sue bambine sono piccine, però insomma è davvero così, è così difficile. Sono dei giovani così senza proprio un valore, piatti. In this story, that seemed to be what I noticed that they had in common, these kids in the story, that the parents weren't really involved and the families weren't involved. So it's not a generalization of all kind of people, but I think, that, you know, if you're into that world without any parent involvement, but I know lots of young people who, if their families are involved and aren't, you know, aren't at all like the kids in the movie. Da Vergini Suicide, che è stato il suo primo film, a questo film, sempre degli adolescenti, due situazioni completamente diverse. Cosa è cambiato oltre alla famiglia, alla società, agli anni? Che cosa determina? Sono due estremi oppure rappresentano delle epoche? Grazie. Innanzitutto complimenti per il film. Mi chiedevo cosa ne pensasse di questa tendenza che c'è negli ultimi anni. Ci sono diversi ormai film che parlano di questa generazione in decadenza morale. Pensavo anche al film di sua nipote Gia Coppola, che è stato presentato adesso a Venezia. Volevo sapere se lei ha compreso l'origine di questo. Di questa crisi e se c'è una soluzione o una speranza di cambiamento. I think people have always talked about a teen malaise. I think that's a traditional thing that people go through, but I think this story is more about the extreme of you know, this oversharing and an obsession with kind of this pop culture that I don't think is, I think it's a big part of our culture, but there's also, it's not, you know, it's not everyone. But I thought it was, you know, alarming to look at and see how people will be affected going forward. Vorrei chiedere solo una cosa da smentire o da confermare, perché ho letto
Ho letto che con i ragazzi del film, i protagonisti, lei li ha introdotti nelle case degli amici, o comunque li ha fatti. Vorrei sapere se è vero o se questa cosa che abbiamo letto è falsa. Oh yeah, we did. We had like a rehearsal period where the kids hung out together because I wanted them to feel like they were really a group of friends and have them do different things together. And one of the things we had them sneak into someone's house one night and break into a house, you know, to try to feel what that would be like. So yeah. Di nascosta, loro insaputa, all'insaputa del. Oh, it was a friend of mine's house, so I just said don't come home tonight, and I sent them. Volevo sapere qualcosa delle celebrità, chiamiamole così, che sono nel film. Che tipo di rapporto c'è stata, che collaborazione c'è stata, se si sentono vagamente responsabili? Grazie. I wasn't in touch with them, except for Paris Hilton, who let us film in her house. But otherwise, I was really telling the story through the point of view of the kids and had the same distance that they had to the stars. La domanda è che siccome tutto ciò che vediamo nel film è esportato poi nel resto del mondo, perché la mania dei reality è arrivata da noi come in altre nazioni, non solo in Europa, eccetera, se vi sentite insomma responsabili, se vi pesa come nazione, non lei ovviamente, e che cosa sta facendo l'America a livello istituzionale per arginare, perché poi voi iniettate questi virus, no? In tutto il mondo, poi dopo 20 anni, quando avete fatto danno in tutto il mondo, ci ripensate, dice aspetta, adesso recuperiamo il valore della famiglia, no? Noi la vediamo, la sentiamo così questa cosa di rimanere. Quindi ecco, che cosa si sta facendo oggi là per arginare questo fenomeno, che poi sono cose che arriveranno anche da noi tra un po'. Grazie. Well, that's why I wanted to make the movie, to for us to look at our culture and maybe think about it. I don't know what anyone's doing about it, but I thought the first thing was to look at it and be aware. Posso, ho una piccola curiosità. Noi in Italia siamo blindatissimi, abbiamo spranghere, abbiamo di tutto, le finestre, sistemi di antifurti. È così facile entrare nelle case in America, perché avranno sicuramente i sistemi di sicurezza, ma basta entrare in una porta e si entra dentro casa. Grazie. Ma adesso hanno cambiato atteggiamento dopo questo? Cioè, lasciano ancora la chiave su di me? Pensa il taglio che ha dato alla storia da un punto di vista di fruizione per quanto riguarda lo spettatore, cioè nel senso io non mi sono mai sentito coinvolto da un punto di vista emotivo con le vicende di questi ragazzi, forse perché è un argomento che sento lontanissimo, no? Però volevo capire se è voluto proprio per creare comunque una sorta di distacco anche con persone di quell'età, magari ossessionate come loro da quel tipo di mondo, di cultura pop, come l'ha chiamata lei. Grazie. Yeah, I mean, I wanted to have a little bit of emotional attachment to them and a lack of intimacy, because I thought they don't have intimacy between them. It's, you know, their connection is with the stuff and less emotional between them. And I did want to have some distance. I wanted you to go along on the ride with them, but have a distance with connecting with them. È piaciuto molto.
E volevo chiederle dove ha studiato, cioè questo mondo degli adolescenti, dove l'ha guardato, l'ha osservato, che modelli ha preso. Yeah, I mean, I spoke a lot to the journalists and met some of the real kids involved in the story, and then the one of my friend's daughter, who's a teenager, she looked at the dialogue and gave me advice on the slang, and I read a lot of the transcripts of the interviews with the real kids and met a few of the real kids involved in this. Questo solo chiedere perché ha cambiato i nomi dei protagonisti, che sono delle persone reali, quindi... It was a legal thing, and also because I wanted to have some freedom to make my own version, so it's based on them, but it wasn't a documentary. I'm sorry, you always refer to the protagonist as kids. Lei parla sempre di ragazzi, but in fact, they were not exactly kids. The boy went to a normal prison. E il ragazzo è andato in una prigione normale, quindi non era un ragazzo così giovane. E quindi avevano una certa età. Perciò lei si è posta anche il problema del fatto che questa pop culture, come lei la chiama, di fatto assorbe qualsiasi versione di questi fatti e fa di questi trasgressori, tra virgolette, delle celebrità. Quando ha deciso di fare questo film, ci ha pensato che magari li rendeva ancora più celebri e ne faceva quasi degli eroi. Yeah, well, to me a 16-year-old is a kid, so that's why I call them kids, because they're teenagers. And I was careful not to make it, I wanted it to look fun and then turn and have a different feeling by the end. I wanted to be responsible. I didn't want to glorify crime, so I was aware of that when I made the movie. And that's another reason I changed their names. I didn't want to make them more famous, even though they are getting attention in the movie, but, you know, a limited amount. Buongiorno. In questa banda il ragazzo sembra essere soltanto di passaggio e c'è finito perché cercava dei consensi. In realtà questa sembra essere una banda tutta femminile, ispirata da donne e portata avanti da donne. I mean, it was, to me it was, I wanted to tell a story through his point of view because he was the one that I could connect to the most, and he seemed the most innocent of them. He got caught up in being with the girls, but yeah, the girls were the main girl was the one who was leading it, and he was following along. So yeah, I was mostly led by these girls. Yeah, and I thought it was unusual because I hadn't heard about so many teenage girl burglary. I ragazzi l'hanno visto, i veri protagonisti hanno visto il film, hanno avuto occasione, lo vedranno. Che reazione hanno avuto? I know the boy saw it and told me that it was he felt like it was accurate to how his experience was. The boy was involved, he said he saw it and he thought it was accurate to what. Però lei non ha contatti con loro, non ne ha più mai. No, I just met the boy before filming and asked him questions, but I didn't want to be too involved with them, and I wanted to be able to make my own story. Eccoci, no, a questo punto mi è venuta moltissima curiosità. Qual era il suo, visto che anche lei è una celebrity, qual era il suo rapporto con la moda? Come la vive lei? Credo che sia, insomma, interessante anche questo, visto che è il film di questo padre. Grazie. Se mi permetti l'ultima cosa, io volevo sapere anche se dopo questo film e dopo questa esperienza è cambiato il suo rapporto con la moda e con le grandi marche, le grandi griffe, eccetera, se ci ha ripensato. Yeah, I mean, my interest in fashion from when I was young is really different than this kind of bling culture, and I'm not really personally interested in having a bag with a big brand or whatever, so to me it's like saying, oh, you know, you like McDonald's because you eat meat or something, you know, so there's also that's my relationship. Yeah, oh, because I'm yeah, I definitely overdosed on stuff being on the set with all those
E volevo chiedere se ha già dei progetti per il futuro e se tra questi magari c'è anche quello di dirigere un videoclip per la band di suo marito. And otherwise, I don't know. I'm taking a little break with my kids and so I'm thinking about what I want to do now. Ma noi siamo contenti per la sua pausa, non perché non fa film. Sento gli elicotteri. Siamo a Los Angeles, non fare il cacca sotto. Mi stai stressando. Oddio, sono andati via. La polizia indaga sui collegamenti tra i diversi furti a Hollywood Hills. L'America ha un fascino perverso per le storie alla Bonnie e Clyde. Alla fine è una questione di scelte sbagliate e degli amici che ti fai. Non puoi prendere il suo cane. Lo so, ma gli piaccio. Io credo fermamente nel karma e penso che questa storia rappresenti per me una grande lezione per crescere ed espandere la mia spiritualità di essere umano. Magari un giorno sarò presidente, perché no? Ha parlato con qualcuno di loro? Ho parlato con tutti loro. Davvero? E Lindsay Lohan che ha detto?